Ma quanto sono buoni i fiori di zucca fritti. Questi sono pastellati e rimangono croccantissimi fuori. E sono facili facili. Puliti i fiori, levate il gambo e le escrescenze che si trovano sulla base. Afferrate delicatamente il pistillo con le due dita e roteate il fiore. In questo modo si staccherà. Riempitelo poi con il prosciutto e con la mozzarella. Preparate la pastella, rompete l'uovo in una terrina, sbattetelo leggermente ed aggiungete la farina. Mescolate ed unite metà acqua. Quando la pastella sarà completamente senza agrumi, fate incorporare anche la restante acqua. Immergete nella pastella il fiore e man mano versateli nell'olio bollente. Girateli spesso in modo da farli dorare. Quando saranno dorati, toglieteli dall'olio bollente e metteteli in una carta assorbente. In questo modo l'olio in eccesso verrà assorbito e saranno belli asciutti. Serviti i fiori di zucca belli caldi appena pronti, in questo modo saranno belli croccanti. Provateli e fatemi sapere. E se l'ho fatto io, lo puoi fare anche tu.